Oggi ragazzi è un giorno felice, non perché alleniamo le gambe, che non le alleniamo quasi mai, mi chiedete sempre esercizi a corpo libero per fare gambe così perché tu le hai grosse e le voglio allenare, bene oggi ve le spiego, ok? Insieme a Franco, così siete tutti contenti, ma abbiamo un altro ospite speciale se vogliamo dire. Ospite d'onore. Vieni pure. Ehi, fermo lì con la camera Franco, il contrario di Franco, vedete? Perché adesso faremo una cosa divertente, anzi dopo faremo un quanto costa il tuo outfit. Guardate, mettetevi vicini un attimo. Lui è Kevin, presentati Kevin. Fa agente immobiliare. Casa quanti basso, quindi se qualcuno deve vendere potete venire da me. Ecco, tanto che e invece ecco un muzzone sporco. Dopo faremo un quanto costa il tuo outfit. Sei d'accordo Franco? Lo sai almeno il prezzo? Sì, vabbè, sì, più o meno. Pantaloni del mercato. Allora ragazzi, scherzi a parte, adesso partiamo prima con le cose serie. Quindi prima ballenate, guardate un attimo, state lì concentrati. E poi forse dopo ci sarà un pochettino di svago, ok? Partiamo con i pistol squat. Voglio spiegarvi, anche se ve l'ho già spiegato in altri documenti storici, qual è l'esecuzione, partendo dalla propedeutica primaria fino ad arrivare alla forma esecutiva finale, che può essere anche zavorrata, ovviamente. Ma qua, in questa istanza qua, non la zavorreremo. Franco, non si può zavorrare tutto. Per farli più difficili, semmai li fate pliometrici. Ma già vi basti sapere come arrivare alla forma finale. Poi da lì caricare il peso. Che poi con un peso, il pistol squat, che è questo qua, ok? Ad una gamba, vado giù e torno su. Con un piccolo peso non superiore ai 10 kg, in realtà lo fa risultare più semplice, perché sono pochi dei 10 kg in giù, ma vi crea più stabilità averlo in mano. Quindi questo sì, qui, piccolo appunto. Allora, innanzitutto partiamo dalle problematiche generiche che si possono avere, e se voi rispecchiate questi canoni, non lo so se consigliarvi se fare il pistol squat. Allora, se alzate la punta col tallone, cioè se mentre scendete fate questo, tallone, vedete che tallone si è alzato, sì, non va bene questo e non va bene neanche questo. Ok, quindi piede totalmente appoggiato a terra. Piede piatto. Se non riuscite, può dipendere o dalla vostra mente pacata che non riuscite a tenere la concentrazione, oppure da mobilità di caviglia. Allora in quel caso mobilizzate Kevin, vieni qua, mentre qua Kevin non si allenerà, perché ovviamente Kevin non gli importano queste robe qua, lui si importa da altro, adesso è in abiti formali, quindi giustamente volevo mettere un po' di pulizia nel canale perché Franco arriva qua e me lo sporca, ci vuole un attimino di ordine. Usate no? Le scarpe di Kevin per fare il pistol squat. Mamma mia, allora queste sono le migliori, non riesco neanche a toccarlo. Allora partiamo subito, Kevin guarda, magari ti interrai, no? Poi fai domande, giustamente lui è la facciata esterna della prospettiva sportiva che stiamo portando, quindi può essere il punto di vista esterno che va a fare domande molto sagge e sagaci che noi magari ci facciamo sfuggire perché abbiamo sempre sotto mano questo sport, ok? Allora, tre pistol squat per gamba, ovvero uno che li sa fare. Questo qui è un circuito, premetto un attimino, faremo un circuito in super serie, ve ne darò da fare due. Adesso partiamo col primo, si partirà con tre pistol squat per gamba, ok? Quindi per chi sa farli, li fa uno, due, tre, anche con l'altra gamba. Per chi non sa farli, ci sono le propedeutiche, che ve le faccio vedere molto velocemente adesso, ok? Una è fare l'eccentrica lenta, quindi pensate solamente a scendere, così piano, rotolate dietro, qua rotolo, do la spinta, salgo su, ok? Diventa mille volte più facile, ovviamente per scalare l'aiuto che vi date basterà rotolare meno o aiutarsi meno con le mani. Step successivo, scendere, 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 appoggio, risalgo, anche qua meno vi aiutate con le mani meglio è. Tre per gamba, successivamente... Devo vedere al telefono perché gli ho scritto, ricordo. Gli appunti. Franco, che tiri? Dopo dovrai ripetere la tutto. Memoria non va. Sai che Franco la mia memoria non va bene. Di tutte le persone che ci stanno guardando qua. Ok, lui l'era purtroppo, hanno come rappresentato una persona. Hanno scelto Franco. Me. Sì, tu dopo dovrai ripetere tutto. Una pessima tutto. Scelta, ve lo devo dire, è una pessima scelta. Ma non l'hanno scelto. Ci hanno visto bene. Se lo sono preso, pare che vadano a scegliere Franco. Allora, tre pistol squat per gamba. Quindi li farò velocemente. Uno. Ma che cazzo è successo? 2, 3, 1, 2, 3, isometria a mezzo squat subito, 10 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tanto solo per farvi capire, 10 squat jump, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Un set, questo, vi consiglio di farlo in un allenamento ovviamente, per 3 set almeno, vedrete come dimagrirete a fare queste robe qua. Risultati vedrete assicurati. No, più che altro qua si lavora sulla forza specifica, ovvero lo squat ad una gamba,
a corpo libero, ragazzi, dare intensità alle gambe è difficile, quindi ovviamente farlo io vi consiglierei. Mi chiedete come fare a ingrossare le gambe, a metterci forza? Fate lo squat. Squat, back squat, ok? No, mi chiedete a corpo libero? Ecco qua, questa è la risposta, ok? Così date una giusta intensità, perché fate un lavoro isometrico, mezzo squat, di forza massimale, pistol squat, di volume, squat jump, e anche pliometrico, perché lo squat è jump, appunto esplosivo, pliometrico, ok? Quindi tre lavorazioni in una. Passiamo al secondo set, ma prima lo intervallerei con il quanto costa il tuo outfit. Allora, partiamo da Kevin, appunto. Vai, parti tu. Occhiali? Occhiali Ray-Ban polarizzati, 180 euro. Cravatta? C'è anche la spilla della cravatta. Questa qui, no, ferma cravatta. La cravatta non l'ho pagata perché è di tecnica. Però noi diciamo una cifra indicativa, 100 e passa euro, ovviamente. Ma 200 euro. 200 euro. Vai tu vicino, Franco, intanto che facciamo vedere. All'incirca. No, no, aspetta. All'incirca un 140 euro d'abito. Ok, bello, il camoscio questo qua. Balsamo di zucchero. Vai. Poi? Camicia 40 euro. Qual è? Mascherina. Mascherina. Mascherina della Lotto. Della Lotto Tecnocasa. Parecchi questa soldi. Qua, no, guarda, questa qua 1000 euro. A me come no, ma che poi c'è una scritta diversa. Perché qua c'è una scritta? Ma poi Electronics. Io filo e mi si aprono. Ma guarda, Nadia, c'è la scritta Electronics nella cra. Ma che? Ma non ce l'abbiamo noi. Tu ce l'hai sta mascherina. Poi scarpe. Dai, vabbè, qua anche qua la cifra. Volevo fare il parallelismo adesso di Franco. Quale pezzo? Ah, l'orologio, vero, l'orologio. Apple Watch, ragazzi. 460 euro d'orologio. Spettacolo. è una banca vagante questa persona. Spettacolo. Allora, Franco, invece lo dico io. Maglietta di Det, lavorazioni meccaniche, regalata dalla fabbrica. Quindi, firma di orecchini del mercato, sì. Con diamante finto. Tutto finto. Vedi qua, questo è vero. Tutto taroccato. Tutto tarocco. No, ma sono sì, finti, anche gli occhi sono finti. Okay. Sì, quindi, sì. Allora, finora qua siamo circa la qualche cintura. Centesimo. Di cintura di quelle di stoffa brutte. Che se l'è cucita a mano. Mi ha fatta mia nonna questa. Quanto pagata? Ah, niente, ok, te la. 5 euro. Anche qua l'ha giusto il prezzo della stoffa. Sì. Pantaloni sporchi. Pantaloni del mercato. Che un giorno del mercato sono? Bucati. Ma scherzi, o veramente sono del mercato? No, non lo so, in realtà li ho rubati a mio padre. Ah, ok, quindi. Riciclaggio di abiti. No, ma sono comodi perché sono leggeri, quindi in fabbrica non ho caldo, diciamo. Ah, ok, non scarpe? Scarpe? Mica ce l'ho da 10 anni. Ah, vabbè, commentiamo. Vabbè, io rido e scherzo, ma anche io in questo momento qua. Però è l'abituato del canottiera della salute. Canottiera, questa qua mi pare che l'ho pagata un 6 euro. Pantaloncini 10 euro su Amazon. Calze me l'ha regalate Sabrina, questi qua. È molto economico. Ma pure le mutande. Tutto quel che è gratis è più bello. È più bello, certo. Passiamo, ragazzi, adesso. Questa piccola parentesi qua, volevo farvela un attimo, sì, perché fa ridere, Franco, no? Che c'è sì. Lavorazioni meccaniche. Appena uscito dalla fabbrica. Mamma mia, Franco, se non ci fossi tu. Se no, Franco! Ehi. Sveglio? Sveglia. Pure Kevin. Allora, lui, che lo conosce abbastanza bene, Franco, cioè capi. Perché poi no, la gente lì mi commenta, mi dicono ma a me non mi sembra così stupido Franco, ma guarda che gli rompi le palle. Cioè, ma qua, tu no. Tu maltratti le persone. No, tu maltratti a me cioè, dandomi fastidio, è un maltrattamento. Ogni tanto si addormenta Franco, bisogna sì, un attimo richiamarlo l'attenzione. Devi dargli svegliarlo, perché sennò lui non si muove. È come il computer, va in stand by dopo un po'. Tu vai in tilt, diventa ecco, un blackout. Vai in tilt il cervello, non elabora bene. Non elabora più che altro, sai quando succede? Quando gli metti troppe cose a carico, ad esempio, sta guidando e gli fai pressione. A me piace metterti alla prova perché chissà che un giorno è un allenamento, magari ci sarà un adattamento, esatto, quindi il tuo cervello inizierà ad adattarsi, a collegare più cose nello stesso momento. Io ti dico, Franco, mentre devi girare così. Lui va in palla, sbaglia. L'altra volta eravamo in Lombardia a Como. Dovevamo andare verso Como. Lui ha preso la strada, stava tornando verso Milano invece, dalla parte opposta. Abbiamo preso due caselli che non dovevamo prendere. E li ha pagati lui, ovviamente. Vabbè, giustamente. Stava guidando lui. Vabbè, ovvio. Sì. Ma perché sei così, Franco? Io voglio capire. Vabbè, anche... Da quale melanzana sei uscito? Anche venerdì, quando ho accompagnato Dario a casa, ho sbagliato strada. Mi sono ritrovato poi a Torino. Mamma mia, c'è pure. Si spiega qua, tutto, in Piemonte, dove viviamo da 21 anni, sì, tu riesci ancora a sbagliare. Ma non ero messo tanto bene. Io su Franco, io cerco proprio gli errori. Io non è che cerco di aiutarti, di agevolare. Io cerco di metterti alle strette, qua all'angolo. Ti metto lì, faccio domande che non sai, ti rimbombardo di cose. Ti tagli la gola con i massacri. Franco, eh?
mi massacri, mi metti all'angolo. Ma che faccia che hai da massacrato? Mamma mia, che schifo. Facciamo vedere l'ultimo set adesso. L'ultimo circuito. Allora, questo è molto semplice. Numeri alti con esercizio che si conosce ovviamente, perché l'esercizio base a corpo libero è lo squat normale. Allora, 20 squat normali. Dai, Franco. Sempre scontro. È un'arroganza, Franco, che non mi piace. 20 squat normali, che non starò a fare tutti i numeri ovviamente, ve li dico, poi lo riproponete su di voi, questo è un allenamento molto valido. Ovviamente il recupero tra un set e l'altro, quindi tra le tre serie di prima, fate 10 minuti, 3 minuti. 10 minuti. Ma magari qualcuno fa 10 minuti veramente. 20 squat normali, andando bene giù ragazzi, non fate queste robe qua per favore, ok? Che anche Franco sa come si fanno. Quindi 20, ok? Sono giusti Franco? Sì. 20, ok? Al ventesimo, 19. 20, mi blocco, 20 secondi, ok? Finiti 20 secondi, 15 secondi, poi 10, 10 secondi, 5, 5 secondi. Volendo, questo qua diventa molto stressante con l'andare ovviamente dei numeri. Arriverà tal punto che le gambe è una tortura. Esplodono. Potete fare 20, 20 secondi, 10, 10 secondi, basta farlo per 3, 4 serie, 5, ok? A seconda di voi pure potete fare 5, 3, ok? Molto modellabile. Franco! Ci sei? Ci siamo? Io ci sono. Stringi la mano un attimo, voglio vedere come stringi la mano a Kevin. Voglio solo vederti... Ah, la stretta di mano. La stretta di mano. Ha una morsa al posto della mano. Allora, Franco, ripeti velocemente il primo set adesso. Adesso tocca a te. Devi ripetere il primo set per vedere se la soglia d'attenzione è calata. Sono 3 pistol squat. Per? Per gamba. Vai, esegui, fa vedere il pistol squat come è fatto. Sentite le ginocchia che... Che schifo. 2 e 3, poi subito in super serie. Vabbè, l'altro. Poi? Cos'era? Squat isometria. Quanto? 20 secondi. No, 10. E poi? E squat jump. 15, 10 squat jump. Ok. Per quante serie? 3 giri. 3 giri, poi l'altro invece? Streccio? L'altro è... Franco! Ci sei? Ah, l'altro era 20 squat normali, poi 20 secondi di isometria, 15, 10, 5. E che ne pensi di sto set qua? Che ne pensi di questi due set? Ti piacciono a corpo libero? Per giocare, va bene. Ascolta! Per allenare le gambe... Sì, ovviamente si fa con i pesi, ma... ascolta, persone che non hanno possibilità, ovviamente è un bel allenamento così le gambe. Sì. Ovviamente sono tanto genetiche, no? Quindi se uno non le ha geneticamente portate, difficilmente ipertrofizzeranno con questi esercizi. Però diventeranno funzionali, diventeranno forti, resistenti. Più forti. Ok, questo proprio sicuro, poi aumentate i numeri, quindi anziché 3 pistol fate 5 per gamba o li zavorrate, ok? Però per l'ipertrofia, a me ad esempio con questi esercizi qua ingrossano, a me, perché io ho le gambe che sono un muscolo che ho predisposto, ok? Ad altri magari no. Ad esempio a Franco, anche se caricasse, perché poi non li carica, 100 kg di squat, non ipertrofizzerebbero. Atrofizzano, fanno passi indietro. Tu sai che Franco fa passi... Franco ogni volta che va in palestra fa qualche passo indietro. Lui diventa più scarso di prima. Perde quello ogni che ogni giorno sempre più prima. Piccolo. Ma non la guadagna la volta prima, perché anche la volta prima ha perso. Perde, quindi continua a dimagrire. Sì, prima o poi sparisco. Ci quindi... sono fiori di persone esperte che stanno cercando di studiare questa casistica qua. Perché, no, perché alla fine tu perdi, ok, uno dice vabbè perde ogni volta, però ci dovrà essere una base da cui è partito. Perché per perdere devi avere qualcosa. Devi aver guadagnato. Invece tu Franco non si sa la base dov'è. Qual è ma stata la base? Quando è che ti sei allenato? Cos'è? Se non si allena, si ingrossa. Quando si allena, si rimpicciolisce. Può essere. Esatto. Infatti, così. In quarantena non ti sei allenato, sei uscito, che hanno detto tutti che sei sono diventato enorme in quarantena. Ma infatti, stai già perdendo, eh? Infatti, no. Mi alleno una volta a settimana. Adesso mi alleno una volta a settimana come Marco. Boh. Allora, io adesso penso che sia arrivato okay. Il momento dell'arachiri. Sai cos'è l'arachiri? No. Riprendici tu, perché dovrà fare. Lui, ovviamente, non possiamo chiedergli fare l'arachiri perché dovrei. Occhio che c'è il telefono. Franco, facciamo un arachiri insieme guidato. Guardo le tristi foglie con gli occhi chiusi e ondeggio con la mano destra mentre che mi appresto ad... mettiti ben impostato! Devo mettere, dai! Ascoltando un profumo degli alberi, della corteccia stridente, allungo la mano in alto e afferro i pochi raggi solari che mi stanno arrivando adesso nella testa, facendola diventare una pentola bollente.
una marasma di pidocchi. Tu, Franco, c'hai i pidocchi in testa, a parte gli scherzi. Afferro con la mano destra la spada nel fianco sinistro. La estraggo piano e la faccio ondeggiare. La afferro con l'altra mano. E adesso, Franco, te la devi piantare. Ce la piantiamo. Quando te la pianti, quando ti pianti la spada, Franco! Quando ti pianti la spada, sì, devi sbavare anche. No, non mi sbavo come te. Franco! Franco! Su! Serve l'ambulanza? Basta. No, ci siamo. Il video penso che possa essere anche finito qua, allora. Io mi ci soffierei il naso nella tua maglia, tipo. Sì, forse è l'unica utilità che ha quella maglia. Allora, di qualcosa di intelligente ai nostri amici da casa. Vi voglio bene. Qualcosa di intelligente. Non so, non saprei cosa dire adesso.